racconteremo una storia, una grande storia, la storia di un grande Papa, il Papa Polacco, che abbiamo perduto da un po' di anni, che ha segnato l'ultimo millennio, quello che abbiamo appena vissuto, in una maniera incredibile, e segnerà anche questo millennio. Il luogo dal quale lui parte è questo, qui siamo ad Otranto, qui c'è questa grande croce che potete vedere. E questa è una storia che non conosce nessuno, che nessuno ha ancora raccontato. È la storia di un Papa che viene qui, guarda l'Albania, di là c'è la cortina di ferro. È una storia che raccontiamo, soprattutto a Luis e a Fiamma, perché noi siamo una generazione perduta, una generazione che non crede più, che non inventa. Lui invece era capace di inventare, capace di raccontare le sue storie. Qui innalza gli onori degli altari, 7 sacerdoti giustiziati dalla resistenza albanese, ed è un gesto politico incredibile. Io che ero a Praga in quel periodo, dall'altra parte della cortina, dall'altra parte del muro, e ho ascoltato i commenti politici, che erano gli unici commenti politici che si facevano in quella fase al di là del muro. Tutto questo nell'80, legittima quindi Solidarnosc, legittima la perestroica, legittima tutto quello che viene dopo, tutto quello che viene oltre. Il crollo del muro avviene qui, tutto parte da qui. La storia non sono solo i documenti, la storia è tra le righe, e tra le righe c'è la storia, il Salento e Otranto. Un servizio che vogliamo realizzare e lo vogliamo dedicare a Don Grazio Gianfreda, perché con lui abbiamo parlato sempre di queste cose, ed è a lui che dedichiamo tutta la nostra anima, perché lui ha dedicato al Salento tutta la sua vita.